Le nuove tecnologie sono una parte importante della nostra attività economica. Le nuove tecnologie consentono uno sviluppo produttivo, un percorso di accelerazione dei processi produttivi enorme, quindi dobbiamo essere molto attenti come regione e come istituzione. AET si inserisce bene in questo percorso. AET è stata anche sostenuta in maniera importante dalla Regione Piemonte quest'anno perché abbiamo ampliato all'intelligenza artificiale e ai semiconduttori, che sono due settori che a noi interessano molto. L'intelligenza artificiale avrà un impatto importante sul settore manifatturiero. I semiconduttori vorremmo che fossero il terzo pilastro con aerospazio automotive del Piemonte e di Torino, e quindi di queste cose si parlerà in IT, e di queste cose la Regione se ne è occupata attraverso i fondi di sviluppo europei che abbiamo cercato di appostare e di mettere nelle parti interessanti, nei bandi più adatti alle imprese, perché questo serve per crescere e per renderle più moderne e creare occupazione. Quest'anno IT fa una grande attenzione sull'intelligenza artificiale dedicata alle filiere produttive che sono molto presenti qua sul nostro territorio, la grande manifattura a partire dall'aerospazio, dall'automotive, ma anche in generale la meccatronica, che saranno interessate da questa grande tecnologia trasversale, quindi noi dobbiamo assolutamente essere pronti e preparare le competenze. Vuol dire avere un ecosistema di imprese e anche di centri di competenza, come abbiamo il CIM 4.0, che saranno coinvolti nel trasferimento tecnologico anche dell'intelligenza artificiale, come invece già fanno, per esempio, per l'automazione, per l'industria 4.0. Stiamo passando dall'epoca dell'industria 4.0 a quella dell'intelligenza artificiale. In questa transizione si interseca poi quello che tutto riguarda il territorio, ovviamente il grande cambiamento sulla mobilità, e questo è uno degli aspetti, per esempio, che riguarda le nostre aziende. Noi dobbiamo avere anche con una vetrina come questa la possibilità di far vedere le nostre competenze e anche di stimolare le aziende a guardare cosa c'è di nuovo, perché è talmente veloce l'intelligenza artificiale che sta arrivando, l'abbiamo visto nel giro di un anno, siamo stati tutti coinvolti, e così sarà anche nei processi e nel lavoro, quindi anche il tipo di lavoro, il tipo di ruolo della persona nelle fabbriche, negli uffici cambierà totalmente. Questo territorio ha sempre fatto innovazione e non lo diciamo noi, ce lo dicono i nostri concorrenti o colleghi europei, no? Cioè, quindi il nord-ovest dell'Italia ha sempre fatto innovazione. È per quello che siamo arrivati dove siamo arrivati, no? È anche trasversale, perché siamo partiti dalla manifattura automotive, siamo arrivati all'aerospazio. E questo è grazie al fatto che abbiamo dei grandi player sul territorio che fanno da traino per le aziende, che sono la forza della nostra economia, le aziende medio e piccole, che sono, come ricordavo, il 90% dei nostri associati. L'intelligenza artificiale applicata in modo corretto e condiviso deve essere un progetto a livello europeo. Quando diciamo che non c'è una politica industriale italiana, ma non c'è neanche una politica industriale europea, invece quello dovrebbe essere un'applicazione che dovrebbe unirci tutti per far più forte l'Europa, che è il più forte dei 27 Stati membri. Ma parliamo e cominciamo a parlare di Europa, perché è lì dove facciamo la differenza.